È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 di ieri lungo il viadotto Iuculia della strada statale 626 nelle vicinanze di una galleria a pochi metri dallo svincolo per la zona industriale di Caltanissetta. È di un morto infatti e due feriti, di cui uno versa in gravi condizioni. A perdere la vita è stato Calogero Cigna di Riesi, autista del Liveco, che a quanto pare avrebbe invaso la corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con un tir che trasportava un escavatore. Gravi, come dicevamo, le condizioni di salute è un cittadino straniero, il senegalese Amadou Didieo, di 32 anni, il quale è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta a bordo del soccorso del 118. Lo straniero si trovava a bordo del mezzo condotto dalla vittima, mentre l'autista dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro, ovvero il palermitano Angelo Gigante, di 40 anni, ha riportato la frattura di un braccio. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, personale e mezzi del 118 e le forze dell'ordine.